pensato che, rivolgendomi a una platea soprattutto di studenti, era utile agganciare il discorso all'attualità, ma partendo da quello che era la narrativa di Rigoni Stern, e in particolar modo la trilogia dell'Altipiano, perché forse qui sull'Altipiano è diverso, ma io vengo da Varese, tra Varese e Lugano, parlare di Grande Guerra è come parlare del Bello Gallico di Giulio Cesare, cioè una storia molto lontana. E allora la narrativa in questo può essere utile. E parlare di profughi allora vuol dire, come beh, qui sull'Altipiano sapete, parlare sia dei profughi della spedizione punitiva, quelli successivi, la spedizione punitiva nel maggio del 16, sia parlare dei profughi di Caporetto. Si tratta di un tema, quello dei profughi, che Rigoni Stern ha affrontato sia nella narrativa che nelle sue prose, chiamiamole più storiografiche, che poi in racconti legati alla sua biografia, avendo avuto entrambe le famiglie, sia di parte materna che paterna, profughe. Ed è lo stesso Rigoni Stern ad unire i profughi di Caporetto e i profughi dell'Altipiano in una condizione comune, sebbene cronologicamente diversa. E allora partirei dall'anno della vittoria, che inizia il 4 novembre, del 18, quindi potremmo dire 99 anni fa, con la fine della guerra. E tra l'altro l'anno della vittoria è molto interessante notare che è l'unico romanzo corale di Rigoni Stern, l'unico in cui non compare il protagonista nel titolo, eccezione fatta per Quota Albania. Ed è un romanzo di formazione e riformazione, per usare categorie che forse agli studenti sono abbastanza note. Cioè abbiamo la formazione di un uomo, Matteo, 14enne quando inizia la narrazione, ma è anche la formazione di un casolare, sì, di un casolare, scusate, di una comunità. Ho messo delle citazioni per facilitare un po' la lettura. Quando Matteo, innamorato di Caterina, scopre che Caterina, la giovane ragazza, muore per l'influenza spagnola, proprio perché la guerra è guerra e non è un idillio, lo stesso autore dichiara: lì finì la giovinezza di Matteo, ed è questo brano. Matteo camminava sentendo un grande freddo, come gli venisse da dentro, dalle viscere, e niente gli pareva valesse ancora la pena di vivere. Arrivò a casa che tutti dormivano. Si avvicinò al focolare, aprì la cenere e mise a nudo alcune braccia, ravvivò il fuoco e si fermò immobile, in piedi a guardare le fiamme e le faville che salivano su per la cappa nera. Silenziosamente incominciò a piangere. Sentiva che con quel fuoco e con quelle lacrime finiva anche la sua giovinezza. Ma è la formazione di una comunità, la riformazione di una comunità che di fatto non esiste più, dispersa per l'Italia e che non ha neanche più case, edifici, strade. Mostrerò poi delle foto di Asiago, che conoscete comunque, bombardata, e di fatto è una comunità che è chiamata a riformarsi. È un microcosmo che si deve reinventare attraverso i valori tradizionali della laboriosità, della solidarietà, dell'umanità, sapendo anche che l'esilio, la partenza, per dire, per usare le categorie che usava prima il professor Isnenghi, è avvenuta non per scelta, ma all'improvviso e per la violenza della guerra. E questi profughi che stanno in pianura sono animati dalla nostalgia. Il brano che vi ho messo sotto: gli austriaci vennero fermati e i profughi dalla pianura guardavano lassù ogni volta che il boato dei cannoni annunciava la ripresa della battaglia. Stare giù sapendo che a casa tua sparano, combattono, bombardano e le case non esistono più. E questo, secondo me, è la vera radice della nostalgia. Che cosa sta accadendo là? Ma al tempo stesso, la resurrezione di una comunità avviene anche contro la burocrazia, per chi ha letto il testo, contro l'ottusità politica, militare, eccetera. Ma questi personaggi, animati dal desiderio di tornare, alla fine riescono a tornare, e abbiamo, credo, una pagina tra le più belle di Rigoni Stern, una pagina di altissima poesia, laddove Rigoni ci rappresenta attraverso un'allegoria la rinascita di una comunità, la comunità di Asiago. È il ritorno della famiglia Schenal, in quella che era la loro contrada. La bambina si era addormentata in braccio alla madre. Lei si alzò e andò a posarla sul saccone, coprendola insieme alla bambina. Anche Matteo e il nonno andarono a dormire perché erano molto stanchi.
Il vecchio Tana voleva ancora restare, come a Filò, ma capì che era tempo di andare. Ricaricò la pipa, l'accese con una brace e diede la buonanotte. Si mise sulla spalla il suo fucile e uscì per ritornare al suo ricovero. Ai Raitele. Era ritornato in silenzio, un grande silenzio come d'inverno quando nevica, e pareva che tra quelle macerie fosse ritornata la vita. I due uscirono a guardare la loro terra, il soggetto è papà e la mamma di Matteo. Sentirono gli uccelli del ripasso che si chiamavano in volo, una leggera pioggia primaverile che levava via la guerra e un odore nuovo, di bosco in amore. Rientrarono nella loro casa tenendosi per mano. I ragazzi e il vecchio dormivano pesantemente, loro due tornarono ad amarsi come sposi novelli. È un rinnovare l'amore in una coppia e forse, io ho fatto un po' di calcoli ma non sono medico, quindi è probabile che cronologicamente parlando ci sia qui il concepimento di Irene che chiude l'anno della vittoria, Irene che già nel nome porta la pace. E come diceva Rigonistà in diverse interviste, l'anno della vittoria è la vittoria della vita sulla morte. Laddove nasce una vita, appunto il trionfo della vita, tra l'altro in una baracca fatta con lamiere, costruita con la solidarietà di altri della contrada. È una contrada che si unisce quasi nel custodire questa vita che rifiorisce. È un ritornare alla vita quasi nuovo che però richiama la comunità passata. Prima di questa scena c'è una sorta di elenco, come quando ci si trova al bar dopo tanti tempi, dopo tanto tempo, soprattutto magari gli anziani, dalle mie parti dicono chi è morto, chi è che è morto, chi è morto. Allora qui si aggiornano, questo è morto in guerra, questo è disperso, quest'altro è morto di influenza. Quindi viene richiamata la comunità del passato, sapendo che però quella comunità lì non esiste più. Quella comunità lì ormai è scomparsa, rimane solo nel ricordo. E quindi non c'è l'idillio, non c'è un'utopia di Asiago. Qualche critico ha parlato dell'utopia di Asiago e l'isola non è utopica, è distopica. Il ritorno è tremendo. La famiglia di Matteo proseguiva in fila attraversando questo paese morto, il loro paese, e nessuno parlava il passo del mulo grigio che smuoveva i sassi e i rottami, era l'unico accompagnamento alla loro angoscia. Con gli occhi e con la memoria cercavano di collocare in quello spazio rotto e distrutto case e famiglie di conoscenti, negozi, botteghe di artigiani e osterie. Prima si parlava di Ulisse, è un ritorno che richiamava Enea. Andarono così in fila davanti il padre che conduceva Reno alla cavezza, poi Matteo, il nonno, Nina alla madre. Sembra Enea per ragazzi di quarta o di quinta lo scientifico che magari hanno fatto, sembra Enea che scappa da Troia, e come lì rimarrà la moglie Creusa, così al ritorno non sarà presente Orsola, la sorella di Matteo, morta bambina di febbre spagnola. E i richiami simbolici al tema del profugo, della morte e della rinascita sono tantissimi in tutta la trilogia. Pensate ad esempio a Storia di Tolle, che vede viene descritta da Tolle la fuga. Nell'anno della vittoria non è descritta la fuga, è descritto il ritorno. La fuga è descritta in Storia di Tolle con il campanile di Asiago che prende fuoco e Tolle che dice tutto è finito. E quelle campane vengono ritrovate da Matteo, dei cocci chiaramente, e il padre dice prendi quel coccio perché appartengono anche a te, quel coccio è fatto con gli orecchini, con l'oro degli orecchini delle nostre donne, anche tua nonna, eccetera eccetera, prendi quel coccio, ricostruisci da lì, riparti da lì, sembra dire simbolicamente. E al tempo stesso abbiamo il rifiorire della natura. Si diceva prima forse c'è poca natura nell'anno della vittoria, ma forse sì e forse no. Matteo torna da solo all'altipiano e sente e c'è un pettirosso che gli si avvicina appena sale sull'altipiano. Si sveglia la mattina e sente il canto delle allodole. E poi a poco rifiorisce il ciliegio, simbolicamente il ciliegio della casa di Tolle è distrutta, anche la famiglia Schenale aveva un ciliegio che rifiorisce nel 19. E ieri si è ricordato, l'ho ricordato Beppi De Marzi, Stagione di Giacomo termina con un ciliegio. Giacomo e Mario che si salutano in stazione ripassando il nome scientifico del ciliegio, albero simbolico come sappiamo poi dall'arboreto salvatico. E quindi c'è anche il tema della Pasqua, della rinascita. Questo brano racconta la storia, il riascoltare i canti tradizionali della Pasqua. E a tutti, nel riascoltare queste parole e il canto che credevano perduto fra le rovine della guerra, venne una grande commozione e nell'intimo capirono che anche la loro terra sarebbe risorta.
E anche nelle stagioni di Giacomo si parla di profughi nel ricordo. La prima volta che Giacomo e Irene, la sua, chiamiamola fidanzatina, lasciano, Irene la stessa dell'anno della vittoria, lasciano l'altipiano, lasciano l'isola per andare in pianura a portare un mazzo di fiori sulla tomba di Orsola, la vittima del profugato. E lì incontrano la famiglia Nicoli che li aveva accolti e non a caso poi li saluteranno dando un cartoccio di ciliegie, questo albero, questo frutto che ritorna. E lì si raccontano le vicende del profugato per sentito dire. Irene dice: la mia famiglia mi ha raccontato queste storie del profugato, c'era la fame, c'era il freddo, ma i Nicoli erano brava gente. E allora dice, e vado quasi a concludere, c'è il ricordo del profugato anche in chi non l'ha direttamente vissuto, perché Irene nasce ad Asiago. Ma questo tema è interessante perché accomuna profughi e caduti come vittime della stessa guerra, uguali. Quando vanno al cimitero, Irene non distingue la tomba di Orsola, le erbacce ormai hanno invaso tutto, e depositano due mazzi di narcisi dicendo, cito, sono tutti caduti della medesima guerra. Soldati e profughi non si distinguono più nelle tombe. E questi temi si trovano anche nei racconti, ad esempio il naufragio dei contadini, o fu una caporetto o non fu una vergogna, dove si parla di Don Titta Muller, sacerdote cacciatore, il Don Lepre, che a un certo punto si trova a dover soccorrere i profughi. E questo racconto, così lo fa Arrigoni Ster, sotto la tonaca contro il petto villoso aveva la pisside con le sacre specie e attaccati alla sottana due bambine e un bimbo orfano seguiti dai suoi cani. Corsero via sotto le bombe tra gli incendi. Dopo ore di cammino giunsero, che era notte, ai piedi delle montagne e trovarono rifugio in una stalla abbandonata. Si stesero tra lo strame e a lui si strinsero attorno i tre bambini, i suoi cani e alcune povere persone che aveva raccolto lungo la strada. Partono con niente e non a caso dirà Arrigoni Ster, nel brano più scientifico, storiografico, che riguarda la ricostruzione dell'altipiano, Don Titta, che forse più di ogni altro amava questa terra, nel Natale del 16 morì di crepacuore guardando e ascoltando verso i luoghi dove da mesi ormai infuriavano le battaglie. E per stare alla prosa scientifica, questo è l'incipit del saggio La ricostruzione dell'altipiano di Asiago. Il primo gruppetto di civili raggiunse Asiago nel primo pomeriggio del 4 novembre del 18, il giorno dopo che era stato firmato l'armistizio. Erano partiti quella mattina da Zugliano, eccetera, eccetera. Sembra l'incipit, la storia dell'anno della vittoria. Questa contiguità, questa vicinanza stretta tra la narrativa e la prosa scientifica, la prosa storiografica. Ed è interessante la dedica di quel saggio. Ai nostri padri e a tutti quelli che con grande volontà e amore diedero mano a ricostruire l'altipiano distrutto dalla Grande Guerra. Forse è utile ricordare che non c'era più niente e che poi è stato ricostruito tutto. E guardate la conclusione del saggio, accomunando Caporetto e i profughi dell'altipiano. Non ci fu regione dove i profughi veneti e friulani non arrivarono. La maggior parte li troviamo in Toscana, poi Lombardia, Piemonte, Campania, Liguria, Sicilia. I censiti furono 534.565, scritto in parola da Arrigoni Ster. Gli alpini sulla vetta dell'Ortigara scrissero: per non dimenticare, ma non dobbiamo dimenticare le pene e i morti di questa nostra gente inerme, ancora accumulando soldati e profughi. Arrigoni Ster ebbe la stessa famiglia profuga, da parte materna a Milano e da parte paterna nei pressi di Reggio Emilia, e quindi è sempre la radice biografica che sta alla base delle sue prose. E vado a concludere allora, sottolineando come c'è l'urgenza di una narrazione per il tema classico di Arrigoni, ma così finemente affrontato, della memoria, ricordare che questo è stato, direbbe Primo Levi, ricordare quelle cicatrici che sono nell'intimo. La guerra lascia cicatrici nel paesaggio, qui Zanzotto parlava di linea degli ossari. La guerra lascia cicatrici, per voi che siete di Asiago è ben più evidente. Il profugato lascia cicatrici nell'intimo e poi tendono a scomparire. Ecco allora la funzione della letteratura. E queste sono alcune foto che ci fanno ricordare che cosa è stato, qual era la condizione dei profughi di 100 anni fa e i profughi di oggi. Questa è Asiago bombardata,
Asiago è ancora bombardata, i colori, vabbè, sono quelli che sono, la fuga dei civili dopo Caporetto, ancora la fuga dei civili, due donne in fuga, due donne friulane in fuga dopo la rotta di Caporetto, di 100 anni fa, in questi giorni si stava fuggendo, e queste, se non ci fosse per un'auto, qualche risvolto tecnologico, queste sono foto che ho ricavato chiaramente da internet, queste sono profughi di 2 anni fa, se noi coloriamo di bianco e nero le foto, e questa è Aleppo, la città di quella mia studentessa con cui ho iniziato, sembra Asiago, se non fosse che gli edifici qui siano più alti, e questa è una colonna di profughi nei Balcani. Senza scendere nella retorica che non serve, le immagini parlano da sole, è interessante notare che i profughi all'epoca venivano accolti, in alcuni casi bene, spesso con ostilità, perché non lavoravano, prendevano un sussidio statale, stupravano, altre critiche che conosciamo. Per dire che la storia non si ripete sempre uguale, è vero, diceva prima il professore, purtroppo a volte si ripete un po' troppo simile. Forse per ricordare cosa siamo stati c'era anche un problema di lingua. Veneti e friulani parlavano un dialetto che altrove non si capiva. E concludo con questa immagine che sembra ancora una volta quella dei profughi di Caporetto. Grazie. Grazie, grazie ancora del tuo Benedetto.